I'ma flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi penso che lo capirete dal titolo, sarà un video un po' particolare in quanto sono giorni questi in pratica di preparativi per il prossimo viaggio che farò. Viaggio che farò con destinazione Andorra sui Pirenei tra la Francia e la Spagna. Quindi passerò sia dalla Francia che dalla Spagna. Sarà, penso, un viaggio molto interessante. Vi invito ad iscrivervi al canale se volete appunto seguire questo mio viaggio, che arriverà presto sul canale. Comunque oggi, visto che mi sto preparando per appunto per questo viaggio in moto, sto preparando me, ma soprattutto la moto. Sono già stato la settimana scorsa in concessionaria da dei meccanici per fare giusto dei controlli, la moto è tutto a posto, quindi vado via regolare perché farò sui 3000 km in questo viaggio, quindi volevo essere sicuro che era tutto a posto, comunque ancora nuova. Sto su poco meno di 5000 km, quindi vado abbastanza tranquillo. Comunque, come vi stavo dicendo, giorni di preparativi, e oggi andrò appunto a dare una lavata alla moto. E penso, come avrete capito dal titolo, non laverò io la moto, ma sarà un lavaggio automatico. Adesso come adesso credo che ce ne siano davvero pochi come lavaggi automatici. Questo è uno dei lavaggi automatici della provincia di Bergamo, penso che sia l'unico in provincia di Bergamo. Se siete della zona, comunque lo trovate a Brignano sulla strada che porta per Treviglio, subito dopo la rotonda c'è appunto questo, un distributore dove dietro c'è l'autolavaggio e c'è presente anche appunto il motolavaggio automatico. Non è la prima volta che porto questa moto, sia questa moto, ma ho fatto vari lavaggi con l'altra moto e devo dire che lava davvero bene la moto, non ha i getti quelli che utilizzano le macchine. Infatti, se dovessero usare dei getti così potenti, diciamo che rovinerebbero quello che è la moto. Però hanno dei getti appunto specifici per quello che è la moto. Comunque fra un po' lo vedrete, e devo dire davvero che mi sono trovato sempre bene. Ecco, l'unica cosa che non fa è appunto andare, diciamo, nei punti nascosti, quello lo dovete fare voi. Però vabbè, comunque è un attimo, una volta che comunque va lavato la moto davvero molto bene. Ecco, adesso girerò qua e andrò al lavaggio moto. Non è molto utilizzato, cioè almeno quando vengo è sempre il vuoto, quindi ecco, guardate come si fa, si entra, qua c'è il blocca ruota, ok, bloccata la ruota, si spegne la moto, io per sicurezza tengo giù anche il cavalletto e la metto in marcia, ok, lasciate dentro, togliete la chiave perché sennò vi si bagna tutta, ok. Quindi qua adesso, ok, qua andiamo a inserire
inserire il nostro credito, che è di 7 euro, come vi ho anticipato. Inseriti 7 euro, facciamo partire il lavaggio. Qua, lavaggio automatico, via. Si chiude la saracinesca e parte il lavaggio. Una volta finito il lavaggio si aprirà lo sportello e noi potremo ritirare la nostra moto. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia stato un po' d'aiuto, diciamo, vi sia stato utile per scoprire magari questa nuova opzione per lavare la moto. Un video abbastanza breve e comunque ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale per continuare a seguire i miei viaggi. Il prossimo viaggio sarà davvero qualcosa di epico. Guardate i video passati se volete passare un po' di tempo. E niente, grazie e alla prossima. Ciao, ciao! I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know.